Durante una cerimonia speciale tenutasi nella pausa dei lavori della seduta di martedì 10 settembre, il Consiglio regionale della Lombardia ha celebrato la Pallacanestro Olimpia Milano, un riconoscimento che è stato concesso per celebrare l'eccezionale stagione sportiva 2023-2024 in cui la squadra ha conquistato il suo terzo scudetto consecutivo, raggiungendo così il traguardo del 31esimo titolo nella sua lunga e illustre storia. Un premio importante per una squadra di basket lombarda che è la più titolata d'Italia, ma anche una delle più vincenti a livello europeo. Olimpia è l'orgoglio della Lombardia, ringraziamo la presidenza del Consiglio anche per aver organizzato questo evento, ringraziamo Olimpia che è presente e noi come Regione ci siamo. Tutto quello che è sport, che è formazione, che è orgoglio lombardo e anche italiano, noi lo mettiamo in primo piano e oggi quindi sono stata orgogliosa e felice di poter premiare questa eccellenza del nostro territorio riconosciuta in tutto il mondo. Serie A, una storia più di 80 anni di storia e 88 per la precisione, tra due anni 90esimo anno, 90esimo anniversario, una storia ricca di talenti, di medaglie, quindi grazie per esserci. La storia dell'Olimpia Milano però non si misura solo in trofei, ma anche nei valori che trasmette: il merito, l'impegno, il sacrificio, la passione e la determinazione sono parte integrante di questa squadra. L'Olimpia Milano svolge infatti un ruolo educativo cruciale nella società milanese. L'Olimpia è aperta soprattutto al mondo dei giovani, soprattutto al mondo anche della disabilità, fanno giornate con i disabili, giornate per i giovani e quindi sono un vero e proprio esempio di sport che forma, che educa la nostra società. A ricevere il premio sono stati il general manager dell'Olimpia, Christos Stavropoulos, e il direttore della comunicazione, Claudio Limardi. Stavropoulos, dopo una carriera di 19 anni ai vertici dell'Olympiakos Pireo, dove ha conquistato due Euroleague, una Coppa Intercontinentale e numerosi trofei nazionali, è approdato all'Olimpia Milano nel 2019. Sotto la sua guida, il club ha vinto tre scudetti, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia. Felicissimi, è un grande onore per noi di essere qua oggi e ricevere questo premio dalla Regione Lombardia. Come ho detto prima, noi cerchiamo in ogni partita di rappresentare al meglio la regione e la città di Milano. Siamo molto felici che abbiamo vinto il 31esimo scudetto quest'estate. Noi daremo di tutto per continuare al meglio il nostro cammino. L'Olimpia Milano è stata fondata il 9 gennaio 1936 come dopolavoro aziendale della Borletti di via Washington. Da allora, in 88 anni di storia, ha accumulato un palmarès impressionante: 31 scudetti, 8 Coppe Italia, 4 Supercoppe e a livello internazionale 3 Euroleague, 3 Coppe delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Questa rende l'Olimpia la squadra di basket più titolata d'Italia e una delle più vincenti in Europa. La sua grandezza è ulteriormente riconosciuta dalla presenza di giocatori leggendari nella Hall of Fame di Springfield, tra cui Cesare Rubini, Sandro Gamba, Dino Meneghin, Bill Bradley e Bob McAdoo. Per la stagione che sta per iniziare, il campionato di Serie A1 vedrà la partecipazione di altre tre squadre lombarde, oltre all'Olimpia Milano. La Pallacanestro Brescia, fondata il 7 luglio del 2020 sulle orme del Basket Brescia Leonessa, la Pallacanestro Varese, fondata il 1 agosto 1945, e Vanoli Cremona, nata a Soresina nel 1996. Nel campionato di A2, che quest'anno sarà disputato con un girone unico, 5 squadre lombarde saranno protagoniste: la Pallacanestro Cantù, l'Urania Milano, Juvi Cremona, Orzi Basket e Pallacanestro Vigevano.